Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glaciolosphere e in questo video andremo a Kalos. Esattamente, andremo per la prima volta nella regione della sesta generazione Pokémon, ovvero Kalos, che come ben sapete è ispirata alla Francia nei videogiochi Pokémon. Quindi inizieremo la serie di Pokémon X e Y, dove Ash si formerà una nuova squadra, tutta appunto nuova di zecca. Come al solito vi faccio vedere la squadra che porteremo a Kalos. Attualmente porteremo ovviamente solo Pikachu, Amphizant ci serve solo per volo, per la comodità di volo, e Swadron me lo sto portando dietro per aumentargli l'amicizia, per poi farlo evolvere in Livanni e lasciarlo nel box, perché come ben sapete io sto facendo un Living Dex di Pokémon Fire Ash, appunto su Pokémon Fire Ash. Abbiamo completato il Living Dex di Kanto, il Living Dex di Johto, il Living Dex di Sinnoh, e per Hoenn ci manca solamente un Pokémon che troveremo molto probabilmente a Kalos, mentre per Unima ci manca una linea evolutiva e di far evolvere Fraxure in Haxorus. Anche la linea evolutiva che ci manca, appunto, è quella di Vanillit, la troveremo a Kalos, immagino. Quindi, senza ulteriori indugi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, di commentare facendomi sapere se Kalos è la vostra regione preferita e in tal caso invece, se non lo fosse, qual è la vostra regione preferita. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti e condividete questo video a tutti i vostri amici che potrebbero essere appassionati di Pokémon e interessati appunto ad un videogioco di questo tipo, dove Ash viaggia di regione in regione ripercorrendo le avventure appunto del cartone animato e ovviamente prendendo tutti i Pokémon del gioco. Quindi, per passare da Unima a Kalos, la prima cosa che dovete fare una volta finita tutta Unima, se vi siete persi l'ultimo episodio andatelo a vedere perché abbiamo preso tutti i leggendari rimanenti di Unima, abbiamo incontrato N, abbiamo incontrato Acromio, c'è stato davvero un bordello di roba. Una volta fatta tutta quella cosa lì, ci veniva chiesto appunto di andare a Kalos, e per andare a Kalos la cosa che dovete fare come al solito è andare a parlare dal Professor Oak. Quindi andiamo a Pallet Town, ovvero qui a Biancavilla, e andiamo a parlare al Professor Oak. Salve Oak, che in questo momento è un po' alle prese con un Rotom, come vedete. Salve. Ho sentito che hai sconfitto anche la regione di Unima, sì, nuova che sarebbe Unima. Che lavoro fantastico, Glacial. Hai già incontrato Rotom? L'ho catturato alle isole Decolor, che non so come vengano tradotte in italiano. Where's that at? Oh, it's a horrible place. Ah, ok, è un posto orribile. I wouldn't want to make you suffer the trip. I only went to find Rotom. Dice che è un posto orribile, quelle isole sono un posto orribile. Non vuole che ci andiamo anche noi. Ci è andato là solo per catturare un Rotom. Pensi di andare nella regione di Kalos? Che idea eccellente. Ho sentito che una forza misteriosa proviene da quella regione. Un'energia misteriosa proviene da quella regione. Noi sappiamo che è l'energia della mega evoluzione, molto probabilmente quello a cui si sta riferendo, perché in questo gioco sì, potremo mega evolvere i nostri Pokémon. Allora, quindi vai a Smeraldopoli e appunto il dirigibile ti porterà dove devi andare. Oh, e non dimenticarti i tuoi nuovi abiti. Eccoci qui, ora siamo pronti per andare a Kalos. Abbiamo i nostri nuovi abiti, abbiamo il nostro nuovo outfit, quindi andiamo. Qui abbiamo anche un box nel caso in cui vorreste fare qualcosa. Vediamo di prendere Rotom se riusciamo. Magari c'è un segretino, se riusciamo a piarlo. Piatelo, piatelo! Ok, l'avevo preso ma non è successo nulla. Di nuovo. Dai, vieni qui. Vieni qui. Rotom del cavolo. È difficile prenderlo, eh. Vabbè, comunque non succedeva nulla, come vedete. Faceva il suo versino e se ne andava. Ok. Scendiamo allora. Qui dietro, come al solito, vi faccio vedere che ci sono i nostri vecchi Pokémon. Vedete i vecchi Pokémon di Ash che nel frattempo Ash ha lasciato al Professor Oak. Abbiamo Pignite lì, Torterra, Heracross, Mach, Bulbasaur, Glalie. Ce ne sono un botto, Tauros, Snivy, Sceptile là dietro, Kingler, Corphish, Palpitoad, Scraggy. Ce ne sono davvero tanti, eh. Ovviamente tutti i vecchi Pokémon di Ash, o comunque quasi tutti, per esempio Pikachu è sempre con noi, quindi non lo troveremo mai qui. Qui sopra abbiamo Snorlax, Swellow, Amphizant. Come vedete ce ne sono davvero tanti. Tu sei invece Buizel. Vediamo di qui cosa c'è.
Oshawott, Gliscor, Bailiff, Noctowl, Livanni, Donphan e Torkoal. E gli abbiamo anche Boldore e Infernape. Qui sotto Charizard e Staraptor. Che li abbiamo visti tutti probabilmente, Totodile qui sotto. Ne ha preso un bel po' di Pokémon Ash, nel corso del tempo, giustamente. 5 stagioni e 2 mezze stagioni di anime, un bel po' di Pokémon li ha presi. A questo punto andiamo a Smeraldopoli, eccoci qui. E andiamo a prendere il dirigibile. Questo qui, Blimp Service. Salve. Vogliamo andare a Lumiose, che sarebbe Luminopoli. Vai. Sono molto curioso di vedere come hanno ricreato la Kalos in 2D. Perché Kalos l'abbiamo sempre vista in 3D nei giochi Pokémon X e Y. Sono curioso di vedere come è stata reimmaginata dai creatori di questa Acrom, meglio dai creatori di questo fangame, in 2D. Eccoci qui a Luminopoli. Luminopoli è la città più grande di Kalos, se non sbaglio. Salve, questa è Alexa. Oh, ciao Gracial, hai già trovato mia sorella? Sua sorella mi sembra che fosse quella che appunto ci aveva chiesto nello scorso episodio di arrivare qui a Kalos. Salve. La palestra qui è posizionata in cima alla torre. È il nostro orgoglio, è la nostra gioia. Ok, intanto abbiamo il centro Pokémon, direi di entrarci. Dare una curatina a Pokémon così a piacere. Eccoci qui. E parlare con questa ragazzina. In Kalos we have our Marty inside the centers. Ok, classico messaggio che ci dice che ora i Pokémon Market sono dentro appunto i centri Pokémon. Allora, solite cose che possiamo acquistare, niente di nuovo, come vedete, niente di nuovo sotto il sole, niente di nuovo sotto il centro Pokémon. E andiamo a parlare alla gente. What should I go shopping for? Va bene. Qui non possiamo entrare, purtroppo. Dannazione, sembra di essere in Pokémon Scarlatto e Violetto che non si può entrare nelle case. Allora, entriamo in questa torre, che è uno store, ok, un Pokémon Market. Tu cosa vendi? Vendi gli incensi. Ok, classico negozio di incensi. Mentre tu vende le proteine, le vitamine. Ok, quindi se avete bisogno di queste cose venite qui. Salve. Il professor Sycamore, che in italiano sarebbe il professor Platan, si concentra sulla mega evoluzione e focuses on Mega Evolution Change and Change in his research, ok? Nella Mega Evoluzione e nei cambiamenti delle sue ricerche. Questa città è davvero troppo grande. I can never get anywhere on time. Non riesce mai ad arrivare in tempo nei posti dove deve andare. There is a power outage coming from that way. I'm sorry, but you can't pass right now. Qui, come vedete, iniziano a bloccarci comunque la parte della città perché non possiamo visitarla tutta la città attualmente. Questo penso sia proprio il laboratorio del professor Platan, così un po' incastrato qui. Mentre qui abbiamo la MT-92 Trick Room. The city has been uneasy for some time now. I hope we fix the evil lurking here soon. Giustamente. Allora, entriamo nel laboratorio del professor Platan. Ecco, qua ci sta portando automaticamente da lui. Eccolo lì. Benvenuto nel mio laboratorio. Sei Glacial, credo? Benvenuto a Kalos. Thought I'm sorry to say I'm a bit distracted. Sono dispiaciuto di dirti che sono un po' distratto in questo momento. Un Froakie, di cui ci stiamo prendendo cura, se n'è andato, left his new trainer again, and we still can't find it. Ha abbandonato il suo nuovo allenatore di nuovo e non riusciamo a trovarlo. Se ci aiuteresti a trovarlo, te lo lascerò. I let you take a Kalos starter of your own. Ti lascerò prendere uno starter di Kalos a tua scelta. Tanto lui ha un Garchomp qui, fortissimo. Ah, qui non possiamo passare. Ok, è un pochettino buggata questa parte, vedete? Qui c'è tipo una cosa invisibile. Allora, Professor Sycamore used to have an hide with a Charmander. I wonder where he went. Attenzione, Professor Platan aveva un Charmander. Quindi cosa stavo cercando? Se non lo sai tu. Questo è il classico teletrasporto che ci trasporta appunto in tutte le altre regioni, quindi se volete usatelo. E ci ha dato la missione appunto al professor Platan di cercare un Froakie. Quindi dobbiamo trovarlo, Froakie, no? Allora, qui abbiamo il cartello appunto del professor Platan. Qui abbiamo questi due che stanno combattendo, altro modo per bloccarci la strada.
Continuiamo ad esplorare la città. Qui non possiamo passare. Dannazione. Allora, vediamo un po' se riusciamo a trovare il Froakie. Sopra abbiamo la palestra. E mi sa che dovremmo parlare alla palestra. Ma qui abbiamo un Froakie. Eccolo qui, trovato. Froakie sembra che voglia unirsi a te. In che senso? Lo vuoi? Assolutamente sì. E prendiamo il primo Pokémon di Kalos, di Ash. Diamogli un'occhiata, diamo un'occhiata alla sua natura. Anche se adesso abbiamo il potere delle erbe, quindi possiamo cambiarla a piacimento, il potere delle mente. Summary. Froakie. Allora, natura quieta. Che quindi... Allora, fammi vedere cos'è che gli aumenta di preciso. Aumenta quella rossa, diminuisce quella blu, ricordiamocelo, quindi aumenta l'attacco speciale e diminuisce la velocità, non è proprio il massimo, eh? Non è proprio il massimo. Comunque, Water Pulse è... Oddio, non mi viene in mente... Hydro Pulse, ok. Bolla, botta e doppio team, ok. Che voi sappiate, Froakie, dato che non sono molto esperto della sesta generazione, è un Pokémon fisico oppure speciale? Perché Greninja mi dava l'idea di essere un Pokémon fisico, a dire la verità, non speciale. Ok, tra l'altro questo Froakie avrà l'abilità nascosta, Battle Bond, mi sembra si chiami, quello che lo fa diventare il Greninja di Ash, però solamente quando si evolverà la otterrà. A questo punto direi di parlare a Lem e Clem, fratello e sorella, di cui uno è capo palestra appunto di questa città di Luminopoli. Vediamo se qui c'è il cartello. Clemon. The Inventor Lighting Up the World, ok, l'inventore che ha illuminato il mondo. Appunto, in inglese si chiama Clement, noi l'abbiamo chiamato Lem, mentre sua sorella si chiama Bonnie in inglese, noi l'abbiamo chiamata Clem. Va bene. Salve. Oh, ciao. Vorresti entrare nella palestra? Mi spiace, ma stiamo avendo alcuni problemi con la palestra ora. Spero che appunto si riprenda presto. Ma ho bisogno di allenare il mio nuovo team, il membro del mio nuovo team prima di... Before I try, prima di provarlo appunto. Vorreste aiutarmi? Ma certo. Quindi ha catturato un nuovo Pokémon e vuole che si alleni, insomma. E infatti questa è una sfida non ufficiale della palestra, ovviamente. Abbiamo Froakie contro Bunnelby. Andiamo di Hydro Pulsar, che gli farà malissimo, appunto. E l'usa Fossa, ok. Allora, io andrei di doppio team per provare a fargli fallire Fossa. No, ok, mi ha colpito comunque, peccato. Allora andiamo di Hydro Pulsar di nuovo. Ecco fatto, battuto Bunnelby. E Froakie sale a livello 6. Ora dovremmo essere pronti. Penso che ora sia tempo di andare. Anzi, I think I'm ready to try. Penso che ora sia tempo di provarci. With any luck, I'll have the gym under control soon. Ok, con tutta la fortuna, se tutte le cose vanno bene, avrò la palestra di nuovo sotto controllo molto presto. Salve, Bonnie. I hope you're right, big brother. Spero che tu abbia ragione, fratellone. Ok, quindi abbiamo trovato Froakie. Abbiamo sfidato, così in maniera non ufficiale, Lem, il capopalestra di Luminopoli, che ovviamente andremo a sfidare più avanti in maniera ufficiale. Ed ora torniamo quindi al laboratorio del professor Platan, con Froakie. Salve. Oh, vedo che hai trovato Froakie, grazie per il tuo aiuto. Per favore, prendi uno starter di tua scelta. You have a lot of promise, sei molto... sei promettente, ecco, sei promettente. Quindi ti affiderò un Mega Ring, un anello appunto per la Mega Evoluzione. I hope you find the answer to what it does. Spero che tu trovi la risposta a cosa fa davvero. Ma dovresti saperlo tu, no? Lo studio delle mega evoluzioni, appunto. Spero che Garchomp riesca a raggiungerla presto. Garchomp, che voi sapete, si mega evolve. Io non so tutte le mega evoluzioni, anzi, ne conosco davvero poche. Ne conosco giusto le principali, tipo Mewtwo, Charizard, quelle specialmente della prima gen. Le altre non le conosco molto bene. Qui abbiamo comunque, ricordatevi di prendervi. Fenniken. Eccolo qui, o meglio Fennekin, infatti non capivo perché c'è scritto Fenniken, è Fennekin il nome. Ed è un altro starter di Kalos. Un altro starter che però non fa parte della squadra di Ash, quindi lo lasceremo giù. Eccolo qui, bellino Fenniken. Fennekin, anzi. Peccato che poi si evolva, le evoluzioni non mi piacciono.
Però lo starter, questo primo starter qui è bellissimo. Allora, volevo solamente vedere il suo numero di Pokédex, 653, quindi sei qui. Iniziamo a mettere il primo Pokémon del Living Dex di Kalos. Come vedete, il Living Dex di Unima è praticamente completo. Manca solamente questa linea evolutiva di tre Pokémon, che è quella di Vanillit. Qui abbiamo appunto Livanni, che è lo Swadron che abbiamo in squadra in questo momento, che diventerà Livanni appena gli aumenterà l'amicizia ancora un po'. E come vedete il resto è praticamente completo. Il Pokédex di Unima. E manca solo appunto quella linea evolutiva di Vanillit e far evolvere questo Fraxure, che avevo già iniziato ad allenare un po', poi non ho avuto tempo di proseguire. Però appunto piano piano porterò su anche questo Fraxure fino a farlo evolvere in Haxorus. Perfetto, quindi usciamo da qui. Eccoci qua, riparliamo al professor Platano che dice sempre lo stesso dialogo. Ora però abbiamo anche l'anello per la mega evoluzione. Ovviamente sapete che per fare le mega evoluzioni ci servono le mega pietre specifiche per ogni Pokémon. Quindi piano piano le troveremo. Per adesso abbiamo quindi Froakie e Pikachu come nostri Pokémon effettivi di Kalos. Questi due sono solamente dei rimpiazzi che abbiamo per ora. A questo punto però possiamo scendere a sud della città. Questo ha perso la sua battaglia, mi spiace, la sua lotta Pokémon. Ed eccoci qui. Salve. Il portale ad ovest va al percorso 5, quello a sud va al percorso 4. Quello a nord invece conduce a Luminopoli, lo sappiamo. Qua però non possiamo ancora andare perché stanno investigando riguardo ad un gruppo di criminali. Chi sarà questa volta? E possiamo quindi arrivare al percorso 4. Iniziamo ad esplorare, iniziamo a combattere un po' di allenatori, che dite? How are you? Come stai? Molto bene, ho appena iniziato Kalos. Devo ammettere che i giochi Pokémon di X e Y, per quanto mi riguarda, sono davvero brutti. Mi spiace per se voi li ritenete, non so, i vostri preferiti, però a me non piacciono per niente. Li ho giocati, li ho finiti, ma davvero bruttarelli per quanto mi riguarda. Però appunto vediamo come viene reimmaginata questa regione in questo videogioco Pokémon, anche perché le mega evoluzioni a me piacevano in realtà, erano un po' pacchiane come design, alcune sono molto pacchiane, però non sono male, sicuramente meglio della teracristallizzazione almeno a livello estetico. Vai, sfidiamo anche lei. You should see my beautiful Furfru. Ah, ecco qui, altro Pokémon di sesta generazione, Furfru, un Pokémon a cui si potevano fare le acconciature. Che io continuo comunque a pensare che Pokémon, che se non sbaglio è di tipo roccia forse, e non tipo normale, vediamo. Ok, Charge Beam, complimenti. No, ok, è di tipo normale, non gli facciamo danno con danno super efficace con acqua. No, comunque era Rockruff che era di tipo roccia, ok, non, era altro cane. Non lei, non Furfru. Ok. Fennekin, anzi Froakie, sta salendo un po' di livello, vorremmo imparare Leccata. Leccata gliela metto al posto di Bolla, tanto Bolla non la useremo mai nel momento in cui abbiamo Hydro Pulsar. Perfetto, allora, io andrei a dare una curatina al nostro Froakie, mentre, prima di proseguire, dato che ha avuto una bella botta con quel Charge Beam. E appunto, continuerei a fare il discorso su X e Y. Non è che mi siano piaciuti molto. Le mega evoluzioni invece le trovavo, certo, pacchiane, tamarre, quello che volete, però alcune erano molto belline a livello di design. E in generale i Pokémon di sesta, diciamo che si hanno i loro abortini all'interno come il Pokémon portachiavi che non ha alcun senso, però forse nemmeno più della quinta generazione se ci pensiamo. Andiamo a sfidare questo avventuriero con Froakie. Hai mai sentito di una corsa di Raiorn? Erano anche i primi videogiochi in cui non c'erano più le MN, cioè non c'erano più le MN da insegnare ai Pokémon, le avevano sostituite con appunto Raiorn che correva e altre cose di questo tipo, no? Se non ricordo male. Quindi c'era stata un'evoluzione da quel punto di vista, però io continuo a pensare che la grafica 3D in Pokémon non ci stia proprio per niente, sono molto più belli in 2D. Qui abbiamo uno strumento invisibile, magari, notto. Qui, nemmeno. Nada. Appunto, la grafica in 2D io continuo a preferirla di gran lunga in Pokémon. I bet you weren't expecting a battle today. Come no?
sono venuto proprio a sfidarti. Questo scommetteva che non ci aspettavamo, che non ci saremmo aspettati una battaglia oggi. Perché avete così tanti Corphish? Strano, no? Usiamo Water Pulse che probabilmente gli fa comunque più male che attacco rapido, appunto. Vai ancora con Water Pulse. Perfetto. Furoki, già bello tosto, eh? Già bello tosto. Scrivetemi la natura da preferire su Froakie, se attaccante fisico oppure speciale, nei commenti. Ve ne sarei molto grato se lo faceste. Allora, qui abbiamo un altro strumento, direi di andarlo a prendere. E un altro allenatore, vai, battiamolo. Not so fast. So fast and so furious. Vai, Fabian Ruiz, proprio lui. Allora, Water Pulse di nuovo. Questi continuano ad avere Corphish, non si sa bene per quale motivo. Ci sono così tanti Corphish in questa zona. Beh, il mio Froakie comunque riesce a buttarli giù abbastanza facilmente, quindi va bene così. Altra super pozione. Ecco qua. Poi, ti ho già sfidato, sì, anche a te, andiamo a sfidare lui. I was taking a break. Stava prendendo una pausa questo allenatore. Ed è Adrian, la serie evento, attenzione, eh. E infatti Adrian, la serie evento, fa talmente cacare che manda in campo Magikarp. È tutta lore, ragazze. È tutta mitologia ed è tutto collegato. Tiriamo giù Magikarp con Froakie, che sarà a livello 12. E abbiamo battuto Adrian. Stanchissimo per non aver fatto nulla. Show me your team, right now! Questo è un prepotente, eh. Ci ordina di mostrargli il nostro team. Sì, tra virgolette, team. Ok, andiamo di Water Pulse su Pichu, dovrebbe one-shottarlo, sì. Esattamente. Poi Pikachu, lasciamo Froakie. E anche questo Pikachu dovrebbe finire one-shottato con Hydro Pulsar. Esattamente. Grazie, Gabe. I wonder what I should do now. I've battled a unique looking person. Bucket list is good, I suppose. Cosa? Va bene. Salve. It's such a nice day out. I feel like sharing this. Please take it. Ah, questa ci dà una poison barb. Grazie. Salve. Sfidiamo questa allenatrice. Kalida, o Kalida. Oh, Fletchling, altro Pokémon di sesta generazione, uno dei PG, tra virgolette, più belli che abbiano mai fatto, secondo me. È molto bello Talonflame, eh? Molto bello. In generale la linea evolutiva di Fletchling è tanta roba. E qui abbiamo una lotta in doppio. Vai. Sfidiamo questi due allenatori. Che mandano in campo Budiu e PJ. Ok. Questi hanno nostalgia delle vecchie generazioni, a quanto pare. Andiamo di Hydro Pulsar su PJ e Thunder Punch su Budiu. Vabbè, tanto abbiamo Pikachu a 70, cioè questa non è nemmeno una sfida. Perfetto. Stiamo allenando un po' troppo il nostro Froakie, però d'altronde è l'unico che abbiamo in questo momento. Però ragazzi, direi che prima di avventurarci ulteriormente in questo percorso 4, in questo labirinto di siepi, il video possa finire qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!